uccide un Solchi con una telefunca. Dalla Polonia arrivata in sana pianta per registrare il suono di chiunque. Foglie pellicole per radiografia, lastre forate con sigaretta accesa. Ruslan e Boris, il genio e la follia, discutono per ingannar l'attesa. 75, lungo corso Mierski, si balla un tango bilingue di Bertinski. Dopo la mezzanotte di Skincisi, su tibi e polsi e scheletri divisi. Per il rock i ragazzi hanno dato l'anima, la vita per il buio un valzer lento. C'è chi li ha visti versare anche una lacrima con la voce vellutata di Levchenko. Che suona su costole toraci, scatole craniche, femori e diaframmi. Ogni vinile è lungo 7 pollici e peserà all'incirca 10 grammi. Stili metallici, stili con zaffiri, richiede mani esperte in loro lavoro. Il contrabbando qui va 33 giri col timbro qualità del cane d'oro. La vita in Russia costa 1,50 rubli, la scelta infame purtroppo è sempre un pezzo. Pranzo e cena o prendersi una sbornia con Louis Armstrong che intona una cicciornia. Per il Fox i ragazzi hanno dato l'anima, la vita per Sinatra un valzer lento. C'è chi li ha visti versare anche una lacrima con la voce vellutata di Levchenko. Let's boogie. Non per denaro, ma fu per avventura, nacquero così le canzoni delle ossa, che rinnovarono il pensier senza paura dell'oscura serva censura rossa.